La candelina. A capita la vita del nonno Dannone. Tanti auguri a voi. Tanti auguri a voi. Tanti auguri a noi. Tanti auguri a voi. Evviva! Soffiamo la candelina. Forza! Bravo! Matrimonio da record nel Cilento. Sabato scorso Guerino Percopo e Sofia Scarcello di San Nicola di Centola hanno festeggiato i loro 73 anni di matrimonio. Lui 93, lei 94 anni, hanno un anno e un giorno di differenza. Una vita insieme è la storia di una coppia che da oltre 70 anni si sveglia la mattina e si addormenta la sera, sempre l'uno a fianco all'altro, nella loro casa della frazione di Centola. In tempi di divorzi e matrimoni lampo, è un anniversario che profuma di storia. I due coniugi celebrano le nozze di ferro, traguardo riservato a pochi, pochissimi fortunati. Guerino e Sofia hanno 5 figli, 16 nipoti e 23 pronipoti. Un traguardo straordinario quanto meritato, raggiunto con bontà, lavoro, sacrifici e tanto amore, e raccontato dal figlio Sergio che a nome di tutta la famiglia ha fatto i migliori auguri ai genitori. Tante le gioie e le difficoltà di una lunga vita, vissuta sempre uno accanto all'altra. Lui, minatore, ha realizzato la galleria del doppio binario ferroviario di San Mauro La Bruca ed ha lavorato anche in Sardegna. Lei, casalinga, ancora oggi non si sottrae ai lavori domestici. Guerino si prende cura del suo giardino, gli piace suonare la fisarmonica, mentre lei canta le canzoni cilentane. Adesso vogliamo accendere il pranzo che abbiamo mangiato. Il pranzo, è un grande pranzo. Ascolta bene, nonno. Dici? Lo coniglietto. Esatto. Erano poco le cavatelle che ingappavano quello di farina, innamorata mia. Ha fatti non le cavatelle. Ha poi cucinato quel giorno. Come? Ha dovuto cucinare nonna. Io ti ho cucinato. Allora, a tavola c'era la parola, però ho fratto cucino Fonso Naniglia, che è morto in Sardegna. Mi sto vuole una cosa. Se la mandate la me. Yeah. E ho padre. Le manca la voce. E ho fatto, sai chi era? Il nostro matrimonio. A casa vecchia. Meno che firmo. Sarebbe un frate così che non muoceva. Fonso. È mio. A mia vita. E siamo qua? Questo fosse sapito. Ha capito a noi? Sì o no? Sì. E non ti ho ascoltato mai cosa ti dico.